rischia tutto sulla parola di Gesù. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Leggiamo oggi Luca 5, dal primo all'undicesimo versetto. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Amen. Carissimi amici, iniziamo oggi il capitolo 5 del Vangelo secondo Luca. Un capitolo straordinario. Innanzitutto perché da un fatto meraviglioso, da un fatto nel quale Gesù manifesta la sua potenza, la sua autorità e l'essere figlio di Dio in parole e opere scaturisce una chiamata. Luca la fa corrispondere alla chiamata dei primi discepoli, Pietro, Andrea. Ecco quanto è importante oggi calarsi in questa realtà. Una realtà dove la folla faceva ressa a Gesù per ascoltare la sua parola. Tutti erano attratti a lui, tutti erano innamorati del suo stile di parlare, di insegnare, delle sue azioni. Non c'è spazio in riva al lago e Gesù chiede ai pescatori lì vicino di accoglierlo nella loro barca. Entra e dopo aver predicato da seduto come maestro, dice a Simone, proprietario della barca: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Ecco, questa espressione è straordinaria, è fondamentale, è essenziale nella nostra vita di credenti. Tutti noi siamo Simone oggi. Tutti noi abbiamo accolto Gesù nella nostra barca. Quando tu accogli Gesù nella tua barca e quindi professi Gesù tuo Signore, lui ti dice, lui dice a me: «Luca, prendi il largo». È qualcosa di assurdo, poiché da pescatori professionisti sapevano bene che si pesca di notte e non di giorno e soprattutto quella notte non avevano pescato nulla, quindi non è una giornata favorevole nemmeno di giorno per andare a pescare. Eppure Gesù ordina qualcosa di insensato, qualcosa di illogico. Ricordate nel seminario che stiamo facendo online queste serate bibliche del tema La storia della salvezza, dove stiamo vedendo la costante di Dio, l'abbiamo chiamato alogica. Ciò che Dio ci chiede, ha chiesto ad Abramo, ha chiesto a Mosè, ha chiesto a Giuseppe di Egitto, ha chiesto a Israele, non ha logica. Perché Dio vuole l'obbedienza, vuole l'ascolto, vuole la fiducia da parte nostra.
E qui sta dicendo a Pietro: prendi il largo, ma lo dice in un modo forte. In greco è scritto così: Epanagage eisto bathos. In latino è stato tradotto duc in altum, molto famosa come espressione e molto usata. In realtà significa: con la barca vai in una direzione, eisto bathos, dove è l'acqua profonda, dove c'è profondità. Vai al largo dove puoi calare le reti. In una zona dove c'è grande profondità e dove troverai i pesci. Ma cosa significa anche se non entra in profondità nella tua vita? In una profonda relazione con Gesù, in una profonda relazione con Dio, non vivere la tua fede, il tuo cristianesimo, la tua religiosità, chiamiamola, con superficialità, non rimanere a riva, perché se rimani a riva non ottieni il miracolo, non vivi il miracolo, non puoi vedere con i tuoi occhi che Dio interviene nella tua vita, ma va dove Lui ti chiede. Questa è la chiamata di Abramo: vattene dalla tua terra, Genesi 12, verso un luogo che io ti indicherò, lascia le tue certezze, Simone, vai al largo dove c'è la profondità, entra in una nuova relazione con Dio. E Simone gli dice: maestro, anche se abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, sulla tua parola getterò le reti. Cari amici, come rispondiamo a Dio nella nostra vita di fede, se non con questo gesto quotidiano di fiducia, ogni giorno, aperti gli occhi, alzati dal letto, dopo un caffè, vai nella tua stanza, entra in un luogo, sta in comunione con Lui e digli: Signore, oggi mi sembra che non sarà una giornata facile, ma sulla tua parola getto le reti, voglio vivere questo giorno. E tu mi benedirai, voglio rischiare ogni cosa su di te, Signore, come ha fatto Simone, per fare una grande pesca, per ottenere ciò che umanamente mai riuscirei ad ottenere. Signore Gesù, grazie per questo bellissimo episodio di oggi. Grazie perché in questa pagina del Vangelo Tu mi insegni a fidarmi di Te, ad andare in profondità con grande fiducia. Grazie perché Tu mi insegni nel mio cuore a dipendere da Te, ad ascoltare la Tua voce, a compiere ciò che mi sembra illogico, anche irrazionale. Ma Tu mi benedici nell'obbedienza, nella sottomissione alla Tua parola. Donami, Spirito Santo, un cuore che Ti sa ascoltare. E a Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amici cari, accogliete questo slogan: rischia tutto sulla parola di Gesù. Vivi ogni giorno rischiando, cioè gettando le reti sulla Sua parola, compiendo ciò che Dio ti chiede. Ecco perché vi invitiamo anche oggi ad iscrivervi al nostro seminario attraverso le serate bibliche La storia della salvezza, che vi aiuterà a vivere alcune situazioni difficili che state affrontando e comprendere la soluzione, che oggi tra l'altro già abbiamo ascoltato. Grazie per avermi accolto, buona giornata, a domani, ciao! Carissimi, ecco tre parole chiave da scrivere qui sotto nei commenti per accedere subito ai nostri contenuti. Digital News se vuoi essere informato sugli incontri che facciamo di preghiera a Biella, Milano, Torino, sulle nostre serate bibliche online in streaming e sui nostri incontri per i giovani Shout Generation. Scrivi commenti se vuoi ricevere il link per vedere in un'unica pagina tutti i video di commenti al Vangelo del mese scorso, compresi gli slogan. E infine digita Sostienici se ti piacciono questi video e vuoi sostenere il nostro ministero di evangelizzazione sul web con un tuo contributo.
quindi usa queste tre parole chiave qui sotto nei commenti per accedere subito ai nostri contenuti.